Buongiorno, buongiorno con la mia tazza di tè e latte, perché sì. Dopo 22 anni di egregio servizio abbiamo buttato la tenda. Ricorderemo per sempre tenda. E niente, adesso però bisogna svuotare tutto perché è tutto bagnato ovviamente, quindi andare lì sotto perché è macchina di sotto, svuotare tutta la macchina. E niente, questa è come comincia la giornata. Scusa. Ecco, per far capire questa è la situazione con qualche busta, solamente qualche busta. Bene. Allora, gente, la mia giornata si attiva alle 6 del pomeriggio e sono qui con Costanza al PV. Raga, parlato col pompiere, parlato col pompiere, pompiere, pompiere. Io raga, no, fa pompiere, basta, sì, basta. Però ringrazio Voglio la fare il capo Sabri, dei se no pompieri. non ci Grazie Sabri. parlavamo. Sei la mia vita e la sua mamma Sabri. E niente, abbiamo avuto un'idea per stasera. Praticamente cuciniamo i cornetti e poi li vendiamo. Super idea. Adesso dobbiamo fare la scuola alle 7 del pomeriggio. Tocca andare alla sagra. Tocca andare a fare la spesa per i cornetti No. e per la focaccia. Poi andiamo alla sagra. Insomma. Cioè arriveremo alle 9. E tocca pure fare la doccia. Vabbè, raga, ho visto un pompiere. Aspetta che c'ho un insetto. Cioè si è messa a seguirli, ragazzi. Andiamo al pompiere. Andiamo al pompiere. Guarda come non vuole pompiere. Lasciali lavorare! Ma devono tagliare l'albero, hai capito? Hai capito? Hai capito? Com'è, hai visto? Fammi un cinque secondi. Ma sì, manco riesco. Ma Oh Cristo. Bene, che rivolgo bello! Bello, osserva. salvo Siamo qui a fare la focaccia barese e i cornetti. Allora, sono qua sotto a lievitare. Perché adesso si va alla sagra. E adesso abbiamo messo una storia su Instagram che allegheremo qua. E verrà gente a comprare i miei cornetti. Stay tuned. Stiamo impastando, facendo una cosa per i cornetti e dopo la gente arriverà a mangiare i miei cornetti. Stiamo facendo i nostri bellissimi cornettini. Allora, si prende il primo, si bagna un po' le dita per farlo appiccicare, si lascia un bel buco vuoto per poi farcirlo, eventualmente con la crema pasticcera fatta in casa. Ovviamente, sicuro, si chiude. Poi si fa come uno si vede al bar. Drrr, no. Aspetta. Miau, miau. E voilà. Voilà. Ora vieni a aiutarmi. E Costanza se vuoi. Anzi, no, Costanza vieni qua. Basta, basta. Ok, l'alba delle 9:30. Riusciamo ad uscire. E niente, ovviamente dobbiamo usare la mia macchina perché Costanza Pirla non prende la macchina. È mia, 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 mia. È mia mamma. Si vede? Lui? Lo tocca andare? Dritta. Dritta. Andiamo dritti. No, devi inquadrare di là, no? Siamo pronti, andiamo alla sagra. Sono le 21:27. Con 45 minuti di ritardo. No. Perugia, la Vichinga ogni tanto regala bei paesaggi più o meno. Possiamo definirli bei paesaggi? Non so, in Vichinga questi sono definibili bei paesaggi. Beh, stop, stop. Sono le 21:48, abbiamo appena prenotato, stiamo arrivando. Fortuna c'è anche Giulia che sta arrivando con sì, noi. la vescovo è più incampanica tra di noi, E siamo rimasti senza fari per un po'. Ma io mi manca la questo Spesh, raga, non ci preoccupa dove devo andare? assolutamente. Dritta. La mettiamo sotto? Esatto, tutti i signori sotto. E però Deve bene, almeno scopparsi abbiamo evitato la ottunque. fila, no? Mi sa Che dire? che no però, perché di Tu qui. dici di no? No, beh, è sabato. Dove devo girare? Siamo qui alla sagra. Questo è il suo, è arrivato. Tagliolini a tartufo. Ah, grazie, grazie. Allora, sono arrivati qua. Non mi ricordo come si fa. No, riesco anche io. È difficilissimo ricordarsi come si fa dopo che il bottone È non fa. Comunque, difficilissimo. buona un quarto, cioè abbiamo la roba. Ovviamente nessuno è venuto a casa a prendere la roba. Nessuno mi ha risposto. Vabbè, adesso tocca cucinare. Siamo sfornature dei cornetti. La crema c'è, guarda la crema. La focaccia pure.
Dici che c'è pronti? Attenzione. Fa vedere. Fa, parla, parla. Wow! Hai visto? Che chef! Hai visto? O che ne esce bene magari con questo? Penso. Non so, non ho capito. Ci siamo, ovviamente, a focaccia al barese, sto uscendo.